Ciao a tutti e benvenuti al quarto episodio di Agelos. Siamo esattamente dove ci siamo lasciati la volta scorsa. Inizio del dungeon e boss fight da sconfiggere. Togliamo pochissimo però. Non so se è colpa. Dove stiamo colpendo oppure se colpito. Il trucco è tenerci sempre la barra del mana piena con gli scarpuzzini lì. Gli scaracchi neri che ci sputa, per avere sempre lo scudo attivo. Ecco, magari senza farci colpire così in maniera stupida. Dai, ho sbagliato. Dai, dai, sì. Ragazzi, primo tentativo di questo nuovo episodio e siamo tanto così da guadagnare un livello. Oh, ci riporta fuori dal livello, dal dungeon, molto bene. Voglio un livello. Oh, alleluia, dopo l'ultimo episodio questo save è sacro. E noi adesso possiamo andare dove vogliamo sott'acqua, la cosa è molto bella. Dai, adesso dobbiamo tornare su.
or andare di qua a vedere cosa c'è. Che di solito di un po' di energia per andare avanti. Io devo dare una pozione. Che noia. Devo andare a comprare una pozione e tornare giù. Per ottenere un cuore in più. Io lo farei subito, quasi quasi. Così ci leviamo dalle balle sta roba. Il mondo sottomarino una volta per tutte. Potremmo anche pensare di andare a prenderlo al villaggio dei... Non per forza al castello. Ma qui... Sì, cazzarola. Ok. Speriamo che sia questo quello che dobbiamo fare. Secondo me sì. Già che siamo qui, ragazzi. Vediamo, eh. Oh no, ho capito. Quando avremo il potere del fulmine, quello che è, dovremo ricaricarla. Vabbè. Andiamoci. Forse adesso ci si arriva dall'alto. Eh no. Servirà qualcos'altro.
acqua sotto un ponte vicino al castello. Ok. Oh, un ponte rotto. Quello che ho detto, facciamo queste cose così ci leviamo tutto il pezzo subacqueo di torno invece. Ah giusto, qui c'era un vicolo cieco che ora possiamo. Ma di già? Ah, un altro combattimento pulce. Premi più attacca. Non ho capito. Ah! Figo, sta. E questo può essere una cosa molto utile. Perché così possiamo fare delle combo mica male. Tra l'altro, oltre alla casa del protagonista, c'era una cosa. Visto? Era un segreto, attenzione! Bene. Pensavo che fosse la cosa giusta da fare da trama. E invece no. Due punti esperienza all'uno sono un po' pochi. Vedete, possiamo fare queste combo qui. Saltare, poi planare. Quindi adesso possiamo effettivamente andare a prendere quella cosa che abbiamo visto su. Ah, senza neanche planare. Esperienza. No, ho sbagliato. No. Ah, questo è il nido che dovremmo raggiungere, il nido del drago.
bisogna schivare tutto, passare, evitare tutta questa parte. Abbiamo lasciato indietro una cosa, cioè di qua non so cosa c'è. Ah, ok, fuoco. Ci servirà la lira. Adesso torniamo dalla veggente a seconda. È molto veloce attraversare il mondo di gioco. Un'armatura rossiccia. Quella del samurai? Però se quello del samurai mettiamola perché sott'acqua non ci stiamo andando. Però di qua cos'è che c'è? Cosa che diceva? Ah sì. Ah certo, adesso possiamo attraversare un certo baratro, se non sbaglio. Ah no, qui c'è la scimmia. Ah certo! Certo, adesso possiamo parlare con le scimmie. Dove cacchio sono le banane? Mi ha curato anche con la scimmia tra il villaggio. Destra, sinistra, destra, destra, giù. Che bello, che cazzo le trovo? Banane, non le abbiamo mai viste. Torniamo qua a vedere se c'era qualcosa che abbiamo lasciato inesplorato. Possibilissimo.
Ah, certo! Di qua. Banale. Un mega fiorellone e si torna indietro. Ottimo. Il ciondolo. Ok. Il ciondolo va o da fare la principessa. Oppure il tizio che colleziona cose. Però intanto andrei avanti. No, questo sembra veramente il muro. Una schermata di Wonder Boy. Oh, musica. Voglio una lira. E qual è il materiale necessario, me lo dici? Cazzo sì, tra l'altro porta cuori, heart container, come in Zelda proprio. Prima vediamo che spade ci sono qua. Certo. Spada da samurai e... è armatura da samurai. Ma prima di andare giù, che sono sicuro nel ponte si può cadere. Giù. Sapevo io. A forma di sole, luna e stella. Questo è tanto, tanto, tanto Wonder Boy 3. Ma ci torneremo. E anche questa parte è il vulcano, con la, ci serve con la spada, con la Masamune, l'armatura del samurai. Madonna! Sono fortissimi! E la Madonna! No! I soldi. Minchia ragazzi, ci stanno facendo un mazzo tanto. Villaggio Fira. Andiamoci sicuro, assolutamente. Un'altra spaccatura. Tempio dell'aria, quindi qui c'è... oh, ok. Il maiale.
Esatto, che la sera è un po' di musica. E qui ci sarà bisogno dell'armatura per diventare piccoli, ma tutti i trop di tutti i Wonder Boy ci sono in questo gioco. Questi buchi anche saranno da entrare con l'armatura da o da Topino alle... per teletrasportarci. Scommettiamo che dovrò diventare piccolino, uscire da lì. Allora, basta. Fanno malissimo. Oh. Appena prese, grazie. Comunque più resistente. Riproviamoci. Ok, decisamente meglio. Ora bastano pochissimi punti per avere... legno molto secco. Ah, serve il fuoco. Quindi vulcano, c'è il labirinto. Resistentissimi. Ventotto minuti. Facciamo un piccolo, un primo giro. Fanno male. Direi che, signori, non lo facciamo adesso. Ah, il level up ci riporta. Ci ridà tutta la vita, bene. Dimentico sempre di attivare lo scudo. E comunque questa è una zona che possibilmente possiamo sfruttare per grindare, perché danno parecchi punti esperienza. Cioè in poco tempo già 270.000, 274 su 5.000. Bisogna farsi qualche giretto così. Bene, bene, bene. Direi che stavolta un po' di progressi abbiamo fatti e si sono aperte un po' di strade. In realtà ci sono... non c'è poco da vedere in realtà, tra le porte con i simboli del sole e stelle della luna, tra
No, la scimmia l'abbiamo già fatto. Il tizio con le varie reliquie. Ora mi voglio tornare ad Atlant e cercare quella piuma. Se ci permette il teletrasporto, quello potrebbe essere veramente una cosa game changing. Comunque, ragazzi, ci pensiamo eventualmente la prossima volta. Adesso sono solo contento dei risultati che abbiamo ottenuto questa volta. Soprattutto aver battuto il boss al primo tentativo. Ma vediamo cosa succederà la prossima volta. Ciao!